insomma, la città che porta il maggior numero di partecipanti alle manifestazioni, attualmente vede pochi di noi partecipare. Non so se questo è un segno di troppa fiducia per chi partecipa o l'inverso, non lo so, è da valutare la cosa. Comunque, le problematiche che per noi restano aperte sono molteplici, perché a ogni starnuto del MIUR per noi diventa una situazione, diciamo, stressante. Ad esempio, adesso a fine gennaio è stata pubblicata una circolare in cui, una nota in cui si diceva che venivano ufficializzate le graduatorie di prima, seconda e terza fascia di istituto a livello nazionale, e Roma, che non aveva convocato da CSA, così come per esempio ha fatto Napoli, proprio per evitare discriminazioni e diciamo, problemi nell'assegnazione delle precedenze, nel rispetto delle precedenze nell'assegnazione delle supplenze, si è trovata in una situazione di caos, perché non sapevamo se chi era in servizio avrebbe perso posto, se i dirigenti, perché comunque veniva lasciata facoltà arbitro ai dirigenti di decidere se riconvocare o meno. E quindi ogni volta che il MIUR, per problemi anche amministrativi, perché questo era semplicemente un fatto formale amministrativo che il MIUR doveva mettere in campo, perché per loro inadempienza non avevano ancora ufficializzato la pubblicazione delle graduatorie, fatto sta che ci sono stati colleghi che hanno perso la supplenza, anche se, diciamo, in linea generale, nella maggior parte dei casi sono stati confermati gli aventi diritto ancora aventi diritto, quindi ancora appesi al filo. Tuttavia questa situazione ha danneggiato qualcuno, quindi noi adesso in questa fase di stallo, in attesa delle elezioni, in attesa di vedere poi quali saranno diciamo, gli equilibri politici e quindi la compagine, l'orientamento, come dire, così, i risultati delle elezioni, vedere quali parti e quali, diciamo, posizioni prenderanno le parti politiche vincenti, dobbiamo cercare di ottenere delle tutele, perché nel frattempo ovviamente la scuola va avanti, il MIUR procede come un rullo compressore sulla nostra vita, per cui si sta discutendo della mobilità, si sta mettendo in campo l'aggiornamento della nostra graduatoria permanente, con tutti i problemi che questo comporta, perché a causa appunto dell'assegnazione delle supplenze, per cui ci sono persone che nella graduatoria permanente non hanno avuto incarichi né aventi diritto, oppure hanno avuto supplenze brevi, se non nemmeno quelle, ci sono persone che non hanno avuto il riconoscimento del punteggio del fato a precari negli anni precedenti nei cambi di provincia. E per cui, insomma, mille variabili che in questa situazione rappresentano un danno reale, concreto per i precari, perché nel momento in cui adesso verrà pubblicato il bando, già stanno circolando i moduli e a breve, insomma, i direttori regionali metteranno appunto i bandi per ogni singola regione e provincia. Noi ci troveremo in una situazione in cui avremo persone magari più basse in graduatoria ad aver avuto la possibilità di accumulare il punteggio e quindi di aggiornare il punteggio per quest'anno e quindi poter portarsi avanti in graduatoria, rispetto ad altri che sono alti in graduatoria, che appunto per il meccanismo perverso della scelta delle 30 scuole, perché per il personale ATA inserito nella graduatoria permanente, la prima fascia consiste in una, come per i docenti, credo, 30 scuole, una scelta di 30 scuole, però nelle quali non è detto che ci siano posti vacanti disponibili, quindi per contratti ad avente diritto. Quindi se non hai avuto la fortuna e la sorte di scegliere bene queste famose 30 scuole, quest'anno ci sono appunto colleghi che non hanno avuto nessuna nomina sul profilo per il quale sono inseriti in permanente. E quindi in mancanza delle tutele che dicevamo prima, come per esempio il decreto salva precari, che riconosceva agli inseriti in permanente il diritto del riconoscimento del punteggio per intero, quindi 6 punti che per noi corrispondono all'incarico annuale, e in mancanza ad esempio della formulazione all'interno del decreto salva precari degli elenchi prioritari per la scelta, scusate, per l'assegnazione con precedenza assoluta delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici, e tutto ciò comporta appunto un ulteriore danno e penalizzazione nei confronti dei precari storici, che sono persone che da 10-15 anni avevano contratti continuativi 1 settembre 31 agosto, senza soluzione di continuità, e che sono stati invece quest'anno letteralmente buttati fuori,
e rischiano di non solo di perdere la posizione, perché avevano diritto appunto a conservare, si parla di persone che occupano le prime posizioni, i primi 100 posti, i primi 50 posti in graduatoria, persone che quest'anno sarebbero entrate in ruolo. Per cui ovviamente noi ci auguriamo che la situazione dei docenti nei dormi si risolva una buona volta, così come hanno detto da più parti, da più schieramenti politici e tutte le persone e appunto i politici che abbiamo contattato in questi mesi insieme ai COBAS, insieme a voi docenti, ci hanno garantito che proprio per tutte le ragioni che sappiamo il transito non è applicabile, sia perché non ci sono i posti, sia perché non corrispondono i livelli contrattuali, sia perché non corrispondono le mansioni, è un'ingiustizia per voi e per noi. Però appunto dobbiamo cercare di mettere in campo delle richieste che possano essere accolte, che siano concrete, reali e delle tutele per i precari. E quindi adesso, in questi giorni, appunto, come diceva Marco Barone, ci sono delle mobilitazioni anche da parte di sindacati cosiddetti tali che stanno tentando di tirare a sé iscritti o comunque colleghi per mettere in campo dei ricorsi contro, per esempio, l'aggiornamento della graduatoria dei 24 mesi, questa la permanente che vi dicevo, per ottenere il riconoscimento del punteggio. E, per esempio, a livello regionale molte regioni o quelle più illuminate si sono mosse per attivare dei provvedimenti salva precari a livello regionale, per cui a livello nazionale ci saranno ulteriori discriminazioni, ci saranno dei precari che per questa ragione avranno riconoscimento del servizio nel salva precari, altri no, e non possiamo rimanere a guardare. Nel Lazio si voterà. In Lombardia si voterà, ci sono delle situazioni nelle regioni appunto dove è caduto il governo regionale dove non si è fatto nulla. E quindi ecco, questa come prima cosa, e vorrei poi parlarne con l'avvocato per cercare di vedere se ci sono margini e possibilità per fare una mobilitazione collettiva, proprio perché non penso che sia interesse dei COBAS utilizzare questo tipo di situazioni di emergenza per fare collocamento tesserati, non è questo il senso, però riuscire a unire le forze per avere delle tutele, quello sì, secondo me sarebbe giusto, corretto anche per chi non può partecipare come magari stiamo facendo noi, però chiede, mi riferisco ai colleghi che abitano altrove, abitano lontano, comunque hanno problemi familiari per cui non possono interessarsi come stiamo facendo noi alle nostre problematiche. Datevi un tempo Sì. perché dovete parlare. Sì, adesso do la parola infatti ai colleghi. Io farei parlare intanto una collega docente, vediamo se Veronica oppure Carlotta, come vogliono. Carlotta, vai. Funziona, sì. Buongiorno a tutti, sono Carlotta Cini e io sono iscritta in terza fascia, quindi al momento non ho una supplenza nella scuola, lavoro come libera professionista. E sono iscritta al TSA, quindi un nuovo percorso di abilitazione.